Volevo fare un ringraziamento e poi anche un collegamento alla serata di oggi ai medici e agli infermieri del Policlinico di Milano. Già 2 anni fa la malattia si era affacciata nella vita di Gianroberto Casaleggio, fondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle. Stamattina la morte a 61 anni lo ha accolta a Milano, nello stesso policlinico in cui era stato già ricoverato, sempre sotto falso nome. Io parlo poco, quindi stasera è una delle pochissime volte in cui mi vedrete parlare. Già parlava poco Casaleggio e ancor meno si faceva vedere in giro, eppure, come l'ultima volta al Circo Massimo per le elezioni dell'anno scorso, negli appuntamenti importanti, nelle piazze gremite, in giro per l'Italia, la sua apparizione non mancava mai, atteso come un'apparizione, osannato come un guru. Noi abbiamo bisogno di fantasia e creatività per uscire da questa situazione, però oltre alla fantasia e alla creatività abbiamo bisogno di due cose in più. Una è la trasparenza e insieme alla trasparenza l'onestà. Era per molti un visionario Casaleggio, uno che dava per scontato il presente, proiettato sempre sul futuro prossimo. Erano sue le idee care al movimento, quelle dell'ecologia, della crescita sostenibile, come anche della decrescita felice. Ammaliava sotto il suo cappello perché se gli mancava la retorica non era privo di prospettiva. Sicuramente uno dei motivi per vivere è essere qui stasera. Casaleggio il guru, Casaleggio il leader, ma nell'ombra, Casaleggio il fondatore del movimento, ma anche della potentissima Casaleggio Associati, società di comunicazione che seguiva da vicino deputati e senatori che aveva il controllo del sito del movimento, facendosi piovere addosso non poche critiche sulla scarsa trasparenza. Se noi non riusciremo a soddisfare tutte le aspettative che avete sentito qua, io so con chi ve la prendete, ma noi abbiamo già. Siamo già corsi ai ripari, io e questo signore. Il giorno che succederà, noi in 24 ore spariremo e ci lasceremo qua Di Maio e Di Battista.